Continuiamo le interviste della serata di presentazione della lista annunziata con scegliendo tra i candidati le quattro candidate donne della lista annunziata. Innanzitutto perché sono quattro belle ragazze, belle donne, bei visi, e quindi è importante per la telecamera e per la presentazione della lista in generale avere dei bei visi. E poi perché la grande novità, diciamo, di questa elezione è stato il dibattito iniziato nel mese di gennaio-febbraio sulle problematiche delle donne, sulle problematiche delle casalinghe, sulle problematiche delle donne che lavorano, sulle problematiche della donna di famiglia. Quali sono le vostre proposte? Cominciamo da te, presentati pure, nome, cognome. Io mi chiamo Concilia Stefania e per me questa sicuramente è un'esperienza nuova. Sono contenta che finalmente anche le donne entrano a far parte della politica. A me dispiace che entriamo a far parte della politica grazie alle quote rosse, perché finalmente, cioè, siamo stati inseriti in questo modo, perché è prevista la quota rosa e quindi è prevista comunque un minimo di partecipazione delle donne. Io sarei stata contenta che comunque fosse stata prevista questa partecipazione a prescindere da una previsione della legge, quindi una presenza della donna indipendentemente che fosse prevista o meno dalla legge, perché è fondamentale il ruolo della donna. Secondo mio avviso il ruolo della donna all'interno della politica è fondamentale, perché il ruolo della donna sappiamo che da che mondo è mondo è fondamentale all'interno della famiglia, quindi siccome è fondamentale all'interno della famiglia, la società rappresenta una grande famiglia, un'espansione della famiglia, quindi è anche importante. Professore, come la vedete voi? In effetti poi quindi, è la verità, perché tante famiglie insieme poi formano una comunità, quindi la donna che in famiglia ha un ruolo fondamentale in collaborazione con l'uomo, e quindi è quello che andremo a fare, perché ci sarà sicuramente una collaborazione con i nostri colleghi uomini. Benissimo, andiamo avanti con l'altra signorina. Allora, io sono Anna Riccardi e per me diciamo che la politica non è proprio una cosa nuovissima, perché la vivo da 4 anni. Già esperienza. Sì, io lavoro all'assessorato ai lavori pubblici della provincia di Salerno. L'assessore chi è? Adesso l'assessore è Attilio Pietro, prima era Marcello Feola. Quale partito è? Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. Sì. E diciamo che la formazione politica sei espressione di Fratelli d'Italia. Sì, io sono una tesserata di Fratelli d'Italia, sì. E quali sono le proposte sulle donne che fai? Io in realtà mi abbraccio un po' a quello che diceva prima il professore, credo che sostanzialmente sia importante rivivere un po', rispolverare un po' quelle che sono le nostre tradizioni, perché la cosa che mi ha anche spinto a candidarmi è il fatto che secondo me questo paese sta perdendo un po' la sua identità e per alcuni aspetti l'ha anche persa, perché io mi ricordo quando ero piccola, in realtà ho avuto la fortuna di viverlo questo paese, proprio per una storia familiare. Sì. Ricordo che avevamo tante tradizioni, per noi c'erano le feste, adesso mi scopro un paese che sostanzialmente non ha più quello che aveva prima e quindi mi chiedo per i nostri figli che cosa vivranno. Noi abbiamo avuto la fortuna di viverlo questo paese, ma i nostri figli... Quindi cosa pensi del reddito alle casalinghe? Io penso che sia una cosa positiva, perché in genere il lavoro delle casalinghe viene spesso sottovalutato. E invece ora che ho anch'io una casa so che cosa vuol dire mandarla avanti. Penso che le donne siano l'anima un po' non solo della famiglia ma dell'intera società, perché come diceva prima il nostro candidato a sindaco, le donne hanno veramente una marcia. Il fulcro delle famiglie. Andiamo avanti con l'altra candidata, De Angelis Gina, giusto? Sì, mi chiamo Gina De Angelis e sono una studentessa. E ad appena 21 anni è la mia prima esperienza politica, quindi diciamo sono entusiasta di questa nuova avventura, diciamo così. E diciamo perché sei entusiasta in particolare? Cosa ti piace della politica? Ma diciamo ho scoperto un campo nuovo a cui non mi ero mai avvicinata personalmente, quindi è un fatto positivo, sì. Perché bisogna che uno si entusiasmi quando sì, vuoi crescere, diciamo secondo la mia idea è crescere e confrontarsi, quindi un confronto con magari persone nuove, più grandi, più esperte, è come per me un
un motivo di crescita personale e anche per, diciamo, è stato motivo anche di, come spiegare, dare dimostrazione a, diciamo, alle persone, al popolo finese, che anche noi giovani siamo capaci di, diciamo... C'hai un papà che sta in tante cose nella vita sociale. Appunto, io, diciamo, quindi, valgo la pena per ringraziarlo. Percorso, e grazie a lui che, diciamo, è lui che mi ha spinto benissimo. A candidarmi. La signora Rito? Sì, io sono papà era, Rito, papà era mio compagno nostro di scuola, scolastico, me lo saluti sì. affettuosamente. Grazie. Un abbraccio vero di un vecchio compagno di scuola. Grazie, Antonio. Grazie. Come va? Io sono Francesca Vitolo, in realtà alle amministrative mi sono candidata per la prima volta, alla politica mi sono avvicinata da qualche mese perché sono presidente del circolo Nuovo Centrodestra di Farino. Bene. In realtà per il paese stiamo cercando, noi abbiamo insieme al mio compagno una farmacia agraria e nel nostro piccolo, sentendo le problematiche delle persone, già da un po' di tempo comunque cerchiamo di dare una mano per il problema dell'abbruciamento. Abbiamo cercato per quanto possibile, quantomeno, di coinvolgere le autorità e far sentire questo problema, che effettivamente è una nota dolente. Io sono perito agrario, laureanda in viticoltura e tecnologia all'Università di Torino, poi per scelta ho iniziato a lavorare, mi mancano pochi esami che cercherò di dare quanto prima, perché adesso sono anche mamma di due bimbi, quindi non è proprio semplice. E poi dall'altro canto ci tengo molto all'agricoltura e spero che riusciremo a fare qualcosa di buono, appunto, perché la nostra risorsa fondamentale è il verde, quindi ovunque ci giriamo c'è il verde, quindi credo sia opportuno rivalorizzare semplicemente quello che abbiamo, senza pensare... Qua le cose si stanno cambiando, si stanno rinnovando velocemente. Però mi è piaciuto un momento.